In una gremitissima chiesa a Rione Parco, il filosofo Massimo Cacciari ha incontrato la città di Avellino, un appuntamento ormai fisso per l'ex sindaco di Venezia, ospite di Don Emilio Carbone, per una lectio magistralis su sovranità politica e sovranità di Dio. Tema molto attuale in uno scenario politico nazionale dove a regnare sovrano non è più il popolo, ma il populismo. Secondo Cacciari, non esiste oggi una figura politica capace di assumere con autorevolezza il ruolo di guida e in questa vacatio è necessario riscoprire la capacità di perdonare per una politica che agisca per il bene comune e non più secondo il principio del do ut des. Al termine Cacciari ha incontrato gli studenti del triennio liceo classico del Convitto Nazionale Colletta rispondendo alle loro domande. Ai ragazzi Cacciari ha lasciato un messaggio chiaro: il liceo è laboratorio di vita e di politica, vivete appieno questi anni. Secondo lei quanto la scuola può diventare laboratorio politico? La scuola è fondamentale, no? Se non imparate qualcosa a scuola, se non vi liberate da una serie di pregiudizi eccetera a scuola, quando volete farlo? E quindi la scuola è un momento fondamentale di formazione della libertà di una persona, no? Scolè vuol dire quello, no? Tu sei, non hai degli interessi precisi, non hai degli obiettivi, devi semplicemente curare te stesso, avere cura di te, della tua intelligenza. E quindi senza scuola non si dà niente, non è possibile combinare niente, no? Se distruggono la scuola è finita.